Esattamente una settimana fa, i giornali italiani e internazionali si apprestavano a salutare il G8 dell'Aquila come l'inizio della fine di Berlusconi. A una settimana di distanza, quegli stessi giornali usano un tono diverso nei confronti del premier italiano. Che cosa è successo? Il G8 dell'Aquila è stato un successo politico internazionale che ha riportato alla ribalta il ruolo di statista di Silvio Berlusconi. Sì, i risultati ci sono stati e sono stati molto più di quelli che lo stesso premier italiano si poteva aspettare. Il primo punto positivo è stato sicuramente a livello politico. Gli otto grandi hanno raggiunto un accordo sui temi all'ordine del giorno, l'accordo sul clima, l'accordo sui 20 milioni da dare all'Africa e l'accordo anche per quanto riguarda la reazione alla crisi. Questo è il primo punto. Già questo di per sé è un risultato storico, se pensiamo agli altri G8 e soprattutto anche al G8 italiano di Genova del 2001, che a parte i tristi fatti noti della morte del ragazzo, era finito con una dichiarazione degli otto grandi che dicevano siamo d'accordo di non essere d'accordo. Punto secondo, il successo della location. La scelta di Berlusconi di portare il G8 all'Aquila ha sicuramente riportato l'attenzione del mondo su questa città che è stata disastrata dal terremoto e che continua tutt'oggi a tremare. I grandi si sono spesi in parole d'aiuto, hanno promesso soldi, il mondo ha visto, tutto questo ha fatto bene all'Aquila, tutto questo farà bene alla ricostruzione dell'Aquila. Significative e toccanti sono state le immagini della Merkel a Onna, proprio nel posto dove i nazisti fecero una strage durante la Seconda Guerra Mondiale. Significativo e anche emotivo è stato vedere Obama e Berlusconi girare, così le First Lady. Uno show che sicuramente servirà per la ricostruzione della capitale abruzzese. Punto terzo, sempre su spinta italiana, il grande slancio per il G14. Perché sì, questo G8 è stato un successo, ma è stato anche il tramonto del G8 in quanto tale. È stato palese che gli otto grandi non possano più governare le scelte del mondo. Ed è stato significativo che Berlusconi in questi 6 mesi si sia adoperato per mettere allo stesso tavolo i paesi del G8, i paesi del G5, ovvero le economie emergenti, più l'Egitto in quanto paese di congiunzione fra l'Africa e i paesi arabi. È stata sicuramente una strategia importante, una strategia azzardata che ha portato i suoi frutti. Oramai la parola G14 è entrata nel novero dei giornali internazionali, è entrata a far parte di tutto quello che è il sistema internazionale ed è stata sicuramente una grande intuizione del premier Berlusconi. Unito a questo, andando in soldoni, possiamo trovare altri elementi, la stretta di mano fra Gheddafi e Obama, cioè fra gli Stati Uniti e la Libia, che dove sicuramente abbiamo potuto riconoscere la regia di Berlusconi, quello stesso Berlusconi che 5 anni fa fece sedere a un tavolo la NATO e Putin, l'amico Putin, fece stringere la mano a Bush, presidente statunitense, e al presidente della Confederazione Russa. Sembrano cavolate, ma dal punto di vista internazionale sono cose importanti. Un uomo per i suoi rapporti sicuramente personali, riesce a mettere in scena e a mettere allo stesso tavolo due figure che fino anche a una settimana prima si scambiavano parole di fuoco. Negli anni Ottanta i libici erano il nemico, ce lo possiamo ricordare anche noi nel cinema con Ritorno al Futuro. Lo stesso Gheddafi, quando è venuto qualche mese fa in Italia, ha parlato degli USA alla stregua dei terroristi. Vedere che grazie alla regia di Berlusconi, anche se lui ha negato, Obama e Gheddafi si sono stretti la mano, sicuramente questo non può fare altro che del bene per le future relazioni internazionali e diplomatiche fra Stati Uniti e Libia e anche per quello che può essere un clima più distensivo dei rapporti a livello internazionale. A questo dobbiamo sommare per l'Italia il grande risultato della joint venture fra la Fiat e la casa automobilistica cinese, la GAC. È stata una cosa molto importante, una joint venture fondamentale per la Fiat, quella stessa Fiat che dopo aver preso Chrysler si proietta verso l'Oriente ed è solo in attesa di
delle elezioni tedesche per poter sferrare il suo attacco contro la Opel. Non è un mistero che i tedeschi non vedano di buon occhio l'accordo, forse sarà per uno spirito anti-italiano nei confronti di coloro che li hanno traditi nella seconda guerra mondiale o che vedono del tutto inaffidabili, però sta di fatto che la Merkel non si vuole prendere la briga di esporsi alle critiche a una possibile sconfitta elettorale per un accordo fra Opel e Fiat. E chi era contro Berlusconi e che pensava che questo vertice si rivelasse in un flop? Beh, la stampa estera ha riconosciuto a Berlusconi il ruolo di statista, Financial Times in testa. La stampa italiana ha trovato modi di rigirare comunque la frittata, mi parlo soprattutto dei tre giornali di opposizione, Repubblica, Riformista e Unità, che hanno spostato subito l'accento su altre grane, altre magagne, l'Unità parlando della pochezza dei risultati raggiunti, per la serie potevate fare quello che volevate, a noi non ci interessa. Infatti è andata così, perché sicuramente era peggio se neanche quei 20 miliardi all'Africa venivano dati, ma questo forse loro non se ne rendono conto. Repubblica invece continua la sua crociata contro Berlusconi, una crociata che assume adesso toni diversi, perché qualcosa è cambiato. In conferenza stampa, quando il giornalista di Repubblica ha fatto una domanda e Berlusconi ha risposto stizzito "non avete raggiunto il vostro risultato", parte della platea ha riso e applaudito, segno di una spaccatura nei giornalisti, spaccatura che il Riformista ha bollato come manicheismo e fine della libertà di stampa. No, semplicemente i giornalisti, come le persone normali, si sono rotte di sentir parlare di gossip invece che di politica. Un politico si giudica per i fatti, non si giudica per la vita privata. Fortunatamente siamo in Italia e non siamo negli Stati Uniti d'America. Dobbiamo giudicare un governo per quello che sta facendo. Oggettivamente Berlusconi sull'Aquila si è comportato bene, ha azzeccato tutte le mosse, sicuramente se le cose sono andate meglio di quanto lui stesso si aspettava e sarebbe di quanto lui stesso avrebbe voluto. E adesso pronti per quelli che sono i nuovi temi che terranno banco in politica da qui a ottobre. Prioritariamente sono il Lodo Alfano, dove la Corte Costituzionale si dovrà pronunciare in merito alla legittimità o meno della legge, e il congresso di ottobre del PD. Ma di questo parleremo la prossima settimana.